Insieme all'ingegnere Guarnotta, allo staff della Protezione Civile, della Trapani Servizi, con l'assessore La Porta, abbiamo fatto un sopralluogo nelle zone dove abbiamo registrato in questi giorni cedimenti, anche a causa del forte vento, di piante. Piante che hanno una storia, che rappresentano un pezzo della storia della città di Trapani, come le ritrine. Siamo qui in Viale Duca d'Aosta. Ci siamo avvalsi ancora una volta della consulenza specialistica del professor Raimondi, che torno a ringraziare, e che si è precipitato subito qui. Nei prossimi giorni inizieremo a fare un'operazione che da un lato cerca di conservarmi un pezzo di storia, un po' una fotografia, è questa pianta qui che madre natura in un certo qual modo l'ha potata, l'ha distrutta, ma l'ha potata, e dunque conservare e preservare la parte storico monumentale, che può avere 150, 160 anni, 170 anni, e lasciare un po' di verde per evitare che come dire, ci sia comunque una chioma in un certo qual modo dal punto di vista estetico, che possa mantenere viva la parte sottostante. Diciamo, in questa prima fase possibilmente sarà quasi così, non del tutto, perché in relazione a come, insomma, si presenta la chioma, saranno rispettati i rami più bassi e viceversa eliminati quelli che vanno al di sopra dei 3 metri. Quindi da questo punto di vista ci si tenterà in due tempi, inizialmente di fare quelli più in condizioni più precarie, e subito dopo le altre, per omogeneizzare tutta l'alberatura intanto del viale Duca d'Aosta, ma anche degli altri siti in cui questa alberatura storica intanto persiste. Quindi un'operazione che in qualche modo ci vedrà impegnati per qualche settimana, ma che tenderà, come diceva giustamente il sindaco, a mantenere la parte monumentale e storica di queste alberature, ma allo stesso tempo di dare una maggiore sicurezza, di stabilità alla stessa chioma.